Grazie eccellenze. Ho notato che quando l'opposizione, anzi che alle volte l'opposizione o parte dell'opposizione si rivolge, non si capisce se al governo, se alla maggioranza o entrambi, con il pronome personale voi. Allora, qualche volta spesso l'uso di questo pronome personale è appropriato, perché naturalmente governo e maggioranza, pur con incidenze diverse, influenze diverse, hanno la responsabilità della gestione della cosa pubblica. Qualche volta, quando ci si riferisce al passato, occorrerebbe essere più chiari. E mi riferisco all'intervento che oggi ha fatto il consigliere Zeppa, in cui a un certo punto si è rivolto, ripeto, non si capiva bene a chi, voi avete fatto, voi avete sbagliato, voi avete detto, eccetera, eccetera, riferendosi a un periodo della nostra storia passata. Ecco, sarebbe bene che quando si fanno commenti di questo genere, e quindi queste affermazioni, si fosse un pochino più chiari. Il mittente del cui è rivolto il voi andrebbe specificato. Il destinatario, insomma, non il mittente, sì, il destinatario andrebbe specificato. Io sono sempre piuttosto sensibile ai riferimenti a periodi della nostra storia più o meno recente e alle generalizzazioni che in genere vengono fatte. E questo non per prendere le distanze e perché mi ritenga diverso da consiglieri e partiti di maggioranza. Io credo che in questo momento in Consiglio, almeno fino a prova contraria, non esistono individui che si siano macchiati di particolari nefandezze, di quelli che sono arrivati agli onori della cronaca in tempi recenti, ma voglio dire, ciascuno ha le proprie responsabilità oggettive e quindi io ci terrei che ci fosse una maggiore chiarezza in questo senso. Per esempio, io non ho motivi per denunciare il dottor Roberti per le affermazioni che rilascia i giornali. Finché non chiami in causa, e se non chiami in causa una ragione ci sarà, Alleanza Popolare, il sottoscritto esponente del mio partito, io non ho ragione per denunciarlo. Se c'è qualcuno che dovrebbe denunciare Roberti, secondo il consigliere Zeppa va citato, o come partito con nome e cognome. Il consigliere Zeppa ha anche detto che occorre guardare indietro quello che è stata la nostra storia. Ha ragione. Ma qui in Consiglio non c'è nessuno più di me che si riferisce alla storia recente di questo Paese. Non c'è nessuno più di me che la cita. E quindi io sono d'accordissimo con lui, perché dall'osservazione del passato, dall'interpretazione dei fatti, che magari sono arrivati agli onori della cronaca, alla nostra conoscenza in tempi più recenti, ma dall'osservazione di questi fatti e dalla loro interpretazione, possiamo sperare di diventare un paese magari un pochino più virtuoso. E quindi certi riferimenti al passato vanno fatti, io sono d'accordo nel farli, anche perché viviamo in un paese che non sia molto forte come memoria, e poi viviamo in un paese in cui i rappresentanti politici, almeno quelli più recenti, pensano che l'opera di moralizzazione sia cominciata da pochi mesi o da 2 anni e sia esclusivamente merito loro. Questo non è vero, perché la storia di questo paese credo che sia sotto gli occhi di tutti e tutti siano capaci di interpretarla. Per quanto riguarda il dibattito odierno, alcune considerazioni preliminari. Io penso che se Banca Centrale, attraverso un momento di particolare difficoltà, per la verità non è stato l'unico negli ultimi anni, ma se in questo momento, attraverso un momento di difficoltà per le dimissioni del suo Presidente, del suo Direttore Generale, io credo che occorra prendere atto che qualcosa è successo. Credo che questo sia il minimo, che include il rispetto per chi ha preso certe iniziative. E quindi giudico del tutto inopportune
inopportuni riferimento a complotti che non si è in grado di dimostrare e le critiche alla magistratura, che in questo momento fa un lavoro che non ha mai fatto prima, che va lasciata lavorare e che va rispettata. Se giustamente i membri di governo, come è accaduto anche nel dibattito di oggi, pretendono rispetto, devono anche dare rispetto ad altre istituzioni. Mi pare che questa sia una regola da seguire, altrimenti alziamo polveroni e ci perdiamo nella nebbia. Le dimissioni dei vertici di Banca Centrale le ritengo opportune. E il discorso va ad altre dimissioni eccellenti che abbiamo avuto in tempi recenti e alla considerazione che quando si ricoprono ruoli di grande responsabilità, quando si è oggetto di indagini giudiziarie, pur non emettendo sentenze che non ci appartengono e che non sono nostre, che non sono proprie della nostra funzione, dobbiamo prendere atto che certe decisioni sono inevitabili. Questo riguarda il direttore generale. Per quanto riguarda il Presidente, c'è in questo momento di particolare difficoltà in cui viene a mancare una figura come il Direttore Generale la necessità di rinnovare il vertice intero, anche perché sul Presidente pesano alcune critiche che io credo siano del tutto legittime. Questo non significa che se si fanno critiche ai vertici di Banca Centrale le due figure che ho citato vadano cacciate in malo modo da questo Paese. Occorre riconoscere anche il lavoro che è stato svolto, occorre riconoscere la funzione, il compito di Banca Centrale di accompagnamento del nostro Paese verso l'adeguamento alle norme internazionali, ma evidentemente nel giudizio di ciascuno di noi pesano più evidentemente certe cose piuttosto che altre. Da parte mia, per quanto mi riguarda, io credo che le ombre sono più pesanti delle luci nel lavoro, se devo giudicare il lavoro degli ultimi anni. E mi riferisco soprattutto a quello che non è stato fatto nell'ultimo anno, da quando è stato approvato in questo Consiglio Grande Generale l'ordine del giorno che si riferiva ad alcuni obiettivi che erano assolutamente da raggiungere. Se giudico quello che è stato fatto nel corso dell'ultimo anno, qualche dubbio ho e quindi credo che anche questo pesi nel giudizio che si dà dei vertici di Banca Centrale. In questo discorso credo che non vada compresa la vigilanza, perché invece l'attività della vigilanza va giudicata molto positivamente, almeno io sono di questa opinione, per quello che ha fatto in una certa vicenda. Il primo atto di quella vicenda, che poi è stata denominata conto Mazzini, si deve proprio a una segnalazione di Banca Centrale, poi successivamente a un atteggiamento della politica, quella buona a cui si riferiva il consigliere Lazzari, non so poi se lui considera quella politica lì che è intervenuta in quel momento la politica buona, ma fatto questo riferimento io giudico che in quel momento il secondo atto è stato compiuto da alcuni membri del Congresso di Stato con l'opposizione di altri e di altri gruppi di potere. Ecco, bisogna dare atto che la vigilanza ha operato bene in questo frangente. Poi io non sono in grado di dire, perché non conosco i fatti, se la vigilanza ha omesso altre cose. Qualcuno stamattina ha affermato che ci si è rivolti solo in un'unica direzione. Io questo non sono in grado di saperlo perché non conosco i fatti. Tra l'altro non sono avvocato, quindi non sono in grado nemmeno di conoscere alcune carte che riguarderebbero la mia professione. E quindi giudico, per quello che ho visto, che ho notato, che ho interpretato, che ho letto, giudico il comportamento della vigilanza positivo. Ha dato un contributo alla chiarezza di questi ultimi anni. Se devo fare un appunto al comportamento del governo, e lo faccio perché non mi sono mai sottratto a compiti di questo genere, per quanto sono compiti o osservazioni che costano, io credo che nella vicenda della dimissione dei vertici di Banca Centrale il governo abbia peccato un pochino di reattività. Io
vorrei sostenere un governo che al momento opportuno, nella fase topica, sappia intervenire con decisione, non un governo che alcune volte o spesso si lascia trascinare dagli eventi oppure lascia che sia l'opposizione a dettare l'agenda. Questo non mi piace. Credo che il governo in questo passaggio in cui abbiamo dovuto assistere prima a dirigenti che si autosospendevano, poi revocavano l'autosospensione, poi una volta che è stata resa nota l'indagine a loro carico, si sono dimessi in due tempi, prima come coordinamento di Banca Centrale e poi dalla Direzione Generale, in tutto questo passaggio il governo non è stato sufficientemente autorevole. Io so benissimo che il governo deve rispettare l'autonomia di Banca Centrale, dei suoi organismi, io so benissimo che il governo non può intervenire a dimissionare alcuno per la vicenda in cui stiamo trattando, ma il governo, se è autorevole, ha modo di intervenire, di sollecitare, di richiamare, di fare presente ciò che non gradisce o ciò che non va, ovviamente nelle sedi opportune. E se le sedi opportune non sono sufficienti, perché qui è stata una vicenda sufficientemente lunga, eccetera, il governo è anche capace di deve essere capace di produrre le necessarie iniziative politiche che possono portare anche a riferimenti di perplessità o di censura in Consiglio Grande Generale. Questo io penso, e credo che se devo fare una critica, la critica la faccio, sperando che ovviamente certi atteggiamenti eccessivamente timidi, che non sono propri di un governo autorevole, non accadono più. Che cosa ci ha insegnato questa vicenda che ha portato alle dimissioni dei vertici di Banca Centrale? Alcune indicazioni le dobbiamo trarre, perché ogni vicenda deve lasciare un insegnamento e quindi cercare di non ripetere, diciamo, di non percorrere più alcune strade se non si sono dimostrate sufficientemente, come dire, percorribili. Allora, noi dobbiamo imparare, specialmente in momenti di difficoltà come quelli che stiamo attraversando, a rivedere i nostri criteri. Parlo al plurale, non mi riferisco che all'azione dell'uno piuttosto che dell'altro, ma dobbiamo imparare a mutare, a cambiare i nostri criteri di nomine. Questo vale per molti settori della vita del nostro Paese, vale anche per quando si deve nominare Presidente di Banca Centrale. Evidentemente le ultime nomine, non solo l'ultima, le ultime nomine alla Presidenza di Banca Centrale non sono state propriamente felici. E allora, se da un lato sono convinto che il percorso che abbiamo cercato di intraprendere, cioè quello del confronto fra tutte le forze politiche e di uno scambio franco di opinioni per decidere anche insieme quello che si può fare e dove si deve andare a parare, sono anche convinto che è finito il tempo in cui dei singoli esponenti di maggioranza o di governo possano da soli, individualmente, prendere certe strade che portano a Roma, sono molte le strade che portano a Roma, e andare a interpellare soggetti che non sempre sono in linea con gli interessi del nostro Paese. Anche perché quando ci si affida a certi soggetti, che in alcuni casi sono gruppi politici che occorrerebbero abbandonare del tutto, quando ci si affida a gruppi politici, poi quando i gruppi politici, per le alterne vicende delle varie fortune, cadono in disgrazia, noi ci ritroviamo con dei dirigenti delegittimati verso l'esterno, perché sono prima di tutto i nostri interlocutori esterni che non riconoscono più dirigenti che magari loro stessi hanno suggerito. Questo ha dimostrato questa esperienza in particolare, ma altre esperienze che ci sono state in precedente. Altre cose dovevo dire, il tempo è scaduto, mi riservo di